vivevamo in Palestina, prima che 56 paesi membri delle Nazioni Unite decidessero, con una maggioranza risicata e manipolata, di spartire la nostra terra per insediarvi lo Stato di Israele. Era il 1947. Resistemmo, combattendo contro questa decisione, ma il 15 maggio del 1948 fummo espulsi e costretti a scappare, lasciando tutto ciò che ci apparteneva. Chi, come i miei genitori, abitava nei villaggi del nord, arrivò qui in Libano, dove l'UNRWA, l'agenzia dell'ONU creata esclusivamente per i profughi palestinesi, prese in concessione 12 terreni di 1 km² e vi costruì i campi profughi che ancora oggi abitiamo. I campi ufficiali sono sempre gli stessi, ma le nostre famiglie nel frattempo sono cresciute. E si sono aggiunti i profughi del 1967, la guerra dei sei giorni, e quelli della guerra del Golfo. E in quel 1 km², oggi, la popolazione ha raggiunto un numero inimmaginabile per uno spazio così piccolo. Allora, questo progetto nasce da una richiesta ben precisa che Assomuj ci ha fatto nel settembre dell'anno scorso, del 2011, e cioè la richiesta di inserire la musicoterapia all'interno delle terapie che offrono questi centri di assistenza familiare, i Family Guidance Center. E dal momento che mi trovo qui la constatazione è ancora più forte, perché veramente trovo delle persone estremamente competente, hanno una preparazione eccellente, lavorano con una serietà veramente commovente. Quindi inserire un modello di musicoterapia psicodinamica in questo contesto non è stato difficile, anzi è stato veramente molto semplice. Questa esperienza è assolutamente indimenticabile. Credo che sia un'esperienza che mi ha colpito, che mi ha segnata e che porterò per tutta la mia vita. La disponibilità, l'affetto, il calore, la fiducia, l'amicizia che la gente qui mi offre, non solo quelli con cui ho a che fare per il progetto, ma anche proprio gente incontrata in strada, quando si gira. E diciamo sul piano professionale mi sento molto molto nutrita, anche molto cambiata in una situazione dove lo stress e il trauma fanno proprio parte della vita, cioè qui non c'è nessuno che non ha una storia tremenda alle spalle e tutti i bambini crescono in una situazione di tensione veramente per noi inimmaginabile, intollerabile. E quindi sto imparando molte cose qui che porterò nel mio lavoro clinico in Italia. E questo è, diciamo, un effetto collaterale del progetto che credo abbia un enorme valore per noi, anche come persone che veniamo qui a scambiarci proprio le professionalità. Musicoterapia and social care è parte del più ampio progetto Banda Senza Frontiere che abbiamo concepito con l'associazione Prima Materia per istituire un polo musicale, soprattutto nel sud del Libano. Musicoterapia è una parte di questo grande progetto che è stato reso possibile innanzitutto dalla richiesta dell'associazione partner, l'Assomud, la più grande ONG palestinese presente in Libano. Credevamo di avere delle difficoltà per iniziare questo progetto nei campi.
In realtà, con sorpresa, abbiamo constatato che non è stato così. La professionalità che abbiamo trovato negli operatori di Assomud è stata resa possibile negli anni precedenti da progetti della cooperazione internazionale, dalla vicinanza di tante associazioni internazionali. E il problema oggi purtroppo è mantenere tutto ciò che è riuscito ad organizzare l'Assomud, perché purtroppo la crisi dell'Occidente si riversa sugli ultimi degli ultimi, si riversa su queste persone che vivono grazie all'assistenza della cooperazione internazionale. L'impegno nostro è quello di continuare e l'auspicio nostro invece è quello di ampliare il partenariato in modo tale da poter continuare ad assisterli, a specializzarli, a fare sì che questi centri continuino ad esistere e a mantenere lo standard che hanno raggiunto oggi. Qui la pressione in Libano purtroppo è molto forte sulla popolazione. Ed è forte perché questa gente viene da 60 anni di privazioni, di divieti, di obblighi. La musicoterapia ovviamente non è una cura magica, cioè non è che con questo noi riusciamo a guarire questi bambini. E nemmeno si tocca minimamente con questo progetto il problema di fondo di questo popolo, che è il problema proprio dei diritti, i loro diritti civili, i loro diritti di base. Però diciamo che vedere dei bambini entrare nella stanza, iniziare a giocare con gli strumenti, sorridere, ridere, sentirsi cullati in qualche modo, sentirsi curati anche, sentire qualcuno che sta attento a loro, che li fa sentire veramente bene per un attimo, questo forse è una consolazione, forse possiamo dire che questo tipo di lavoro potrebbe aiutarli ad essere persone più forti, più equilibrati, più integri, sperando che poi come adulti loro riescano a conquistare questi diritti che tuttora sono negati al popolo palestinese.